Oh, finalmente l'ha capito che con la mano non si deve prendere quel pallone perché non stiamo a pallavolo ma stiamo a calcio. Finalmente quel maledetto De Ligt che anche oggi l'ha presa di mano con un rigore che c'era, onestamente c'era proprio perché c'era tutta la vita. Cioè, finalmente ha segnato. Di piede con assist di Higuaín, finalmente l'ha capito finalmente De Mano Ligt, che adesso lo chiamo così, De Mano Ligt, lo chiamerò così fino a quando non la prenderà più di mano. De Mano Ligt finalmente ha capito che non la deve prendere più di mano e che deve segnare, che la deve prendere di piede, e oggi si è pure dimostrato che finalmente ha segnato, ci cioè, ha portato pure i 3 punti a casa. Oggi un'altra partita sofferente, cioè, mamma mia. Si soffre, ma si vince. Soprattutto con una partita con un Torino che oggi, cioè con un Torino che oggi ha fatto la partita della vita, ma onestamente tutte le squadre fanno la partita della vita contro la Juve. Poi ovviamente poi vanno a perdere con la Lazio, con la Fiorentina, col Bologna, col Cagliari. Difatti, nella scorsa giornata il Torino che ha fatto ha perso 4-0 con la Lazio, oggi ha perso solo 1-0 con la Juve. Cioè, la differenza, beh, a parte perché oggi era anche una partita che contava molto. Allora, la partita che parte subito con alcuni attacchi della Juve, poi c'è il fallo di mano di De Ligt, veramente il più discusso fino ad ora dalla partita. Poi nel secondo tempo la Juve che sfiora ancora il vantaggio con un destro al volo da parte di Higuaín, che proprio diceva, mamma mia, ha fatto una parata assurda Sirigu, ma oggi Sirigu proprio ha fatto certe parate che potevano essere veramente delle palle gol assurde per la Juve, soprattutto una sempre su De Ligt nel primo tempo, a parte poi era pure facile da parare. Non era semplice quella del tiro di Higuaín, che veramente ha fatto una gran parata. Sirigu, ovviamente Sirigu ha fatto anche altre belle parate contro altre squadre, non solo con la Juve. Sirigu è anche un bel portiere che starebbe benissimo anche secondo me o in una Lazio o in una Roma anche. Però comunque il Torino se l'è preso e ci ha fatto pure un affare. Esiste anche un bel portiere. Poi arriva anche il gol di De Ligt con il cross di Bentancur, Higuaín che fa la sponda per De Ligt, che poi di destra al volo la mette dentro 1-0. Poi il Torino che subito dopo sfiora il pareggio con il tiro di Hansard, la gran parata di Szczęsny con i piedi. E poi la Juve che sfiora il 2-0 con Ramsey, poi arriva Khedira, che poi la serve per Higuaín, che la spara alta praticamente, altra occasione sprecata. E poi all'ultimo il Torino trova il gol del pareggio, ma comunque era fuori gioco, veramente, cioè si vedeva da 3 chilometri, veramente si vedeva che era fuori gioco. Chi aveva segnato? Vabbè, non mi ricordo, il difensore del Torino aveva segnato comunque, uno dei 3 difensori. Vabbè, per finita così la partita, 1-0, rispondiamo all'Inter che anche oggi ha vinto. A culo praticamente, ha vinto veramente a culo contro un gran Bologna che l'ha passato anche in vantaggio. Poi, come al solito, Lukaku ovviamente è sempre più decisivo di Icardi, però comunque cioè, segna a culo veramente, cioè, segna a culo. Cioè, sì, vabbè, è stato bello con il Brescia che se l'è fatto da solo, però comunque il resto dei gol li ha fatti tutti a culo veramente. Vabbè, mo di sicuro direte, ma non hai visto Ronaldo e non parli di lui, sì, vabbè. Mentre ero con Ronaldo alzo le mani perché in questo periodo sta facendo veramente certe partite proprio che non si capiscono. Cioè, non è proprio il vero Ronaldo che conosciamo che stava ai tempi del Real Madrid. Cioè, non è un periodo Ronaldo. Cioè, sta facendo. Cioè, lo dico onestamente, sta facendo veramente schifo in questo periodo Ronaldo. Cioè, sta facendo veramente schifo. Cioè, in altro poco sta facendo meglio, che ne so, un Bentancur. Un Matuidi che è Ronaldo, cioè Ronaldo è irriconoscibile Ronaldo. Purtroppo ormai ci vogliamo abituare, comunque si sa, vabbè, ormai l'età avanza, Ronaldo che dice sempre che si chiede sempre un 23enne, ma tu hai 34 anni, non stai facendo. Cioè, in questo momento non stai facendo la differenza, cioè, non stai facendo proprio la differenza, fa sempre quelle solite finte, quei soliti tiri che poi non si.
si capisce niente, cioè non conclude niente, cioè proprio. A parte poi che l'altra partita col Genoa, sì, ce l'ha risolta lui, ma poi abbiamo vinto anche da culo sul calcio di rigore. Conquistato anche da Ronaldo, però comunque l'abbiamo vinto a culo. Come ha già vinto l'Inter anche a culo al 91esimo con sul rigore, là che pure secondo me è dubbio, perché là Ossolini tocca leggermente il parastinco di Lautaro Martinez, e poi Lautaro Martinez che si lascia poi trascinare, vabbè. Comunque, basta che l'abbiamo scavalcata e poi si stanno zitti e stanno ancora al secondo posto insieme a quell'altro parrucchino occhio storto di Marotte. Vabbè, ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al canale, in descrizione il link del mio Instagram. Sempre Forza Juve e ricordatevi, tifosi Granata, Torino resta bianconera. Ciao, buonanotte.